Ciao, benvenuto in questa video lezione. Oggi parliamo di come accordare la chitarra con gli armonici naturali. Se non l'hai già fatto, ti invito a guardare la precedente video lezione dove ti ho spiegato cosa sono gli armonici naturali, gli armonici artificiali e come imparare a suonarli. Come sempre, prima di entrare nel vivo della spiegazione, ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube e di registrarti sul mio blog Fingerstyle Your Life. Qui troverai tante lezioni gratuite, alcuni miei video di arrangiamenti fingerstyle e potrai scaricare le partiture con le tab dei miei arrangiamenti. Inoltre, se vuoi che ti spieghi qualcosa in particolare, lasciami un commento o inviami un messaggio privato ed io caricherò un video apposta per te. Tutti i link li trovi in basso nella descrizione del video. Allora, perché dobbiamo imparare ad accordare la chitarra con gli armonici? Innanzitutto noi dobbiamo imparare ad accordare la chitarra d'orecchio, perché non dobbiamo sempre fare affidamento agli accordatori elettronici. Infatti non sempre e in tutte le situazioni possiamo disporne di uno, ma soprattutto perché gli accordatori non sempre sono precisi. Allora, vediamo adesso come accordare la chitarra con gli armonici naturali. Se ti ricordi dalla precedente video lezione su come suonare gli armonici, ti ho spiegato che su ogni corda ci sono diversi suoni armonici. Al dodicesimo tasto abbiamo la corda a vuoto che si ripete all'ottava superiore, al quinto tasto invece due ottavi superiori e al settimo tasto invece una quinta superiore. Quindi vuol dire che al dodicesimo tasto sarà un Mi, al quinto sarà un altro Mi, ancora un'ottava superiore, e al quinto tasto invece sarà un Si, perché Mi, Fa, Sol, La, Si. Questi intervalli si ripetono su tutte le corde. Per esempio, sulla quinta corda La abbiamo il La un'ottava più acuto al dodicesimo, due ottavi superiori al quinto, e invece un intervallo di quinta, quindi un Mi, sul settimo tasto. Quindi, prima cosa ho detto, che al quinto tasto della sesta corda c'è un Mi, ed anche sul settimo tasto della quinta corda c'è un Mi. Infatti sono perfettamente la stessa nota. Questo perché? Perché il nostro strumento è accordato per quarte discendenti o quinte ascendenti. Quindi diciamo è una coincidenza che sull'armonico al quinto tasto e sull'armonico al settimo tasto della corda inferiore abbiamo praticamente la stessa nota. Magari questi concetti li capiamo meglio quando farò una video lezione dedicata agli intervalli ed ai loro rivolti. Quindi abbiamo un Mi tra la sesta e la quinta corda. Abbiamo un La tra la quinta e la quarta. Abbiamo un Re tra la quarta e la terza. La stessa cosa non succede però tra la terza e la seconda corda. In ogni caso, tra la terza e la seconda corda non c'è il medesimo intervallo, quindi se noi volessimo accordare anche queste due corde suonando all'armonico al quinto e al settimo tasto, avremo questo. Ed è per questo che per accordare le prime due corde applichiamo un sistema differente. Allora, ritorniamo alla nostra sesta corda. Abbiamo detto che al settimo tasto abbiamo il quinto suono, che nel caso del Mi, della sesta corda, è un Si. Benissimo, noi dovevamo accordare la seconda, che è un Si. Quindi abbiamo di nuovo due Si. La stessa cosa per accordare la prima. Sulla quinta corda, quindi il La, al settimo tasto abbiamo il quinto suono, che è un Mi. La prima corda è un Mi, e infatti saranno perfettamente la stessa nota. Quindi ripetiamo, tra la sesta e la quinta facciamo quinto tasto e settimo tasto, tra la quinta corda e la quarta facciamo il quinto tasto e il settimo, tra la quarta corda e la terza di nuovo quinto tasto e settimo, per accordare la seconda corda e la prima invece dobbiamo fare per la seconda il Si, l'armonico al settimo tasto della corda Mi. E per accordare la prima, l'armonico al settimo tasto sulla quinta corda. Adesso facciamo un piccolo esempio pratico su come accordare la chitarra con gli armonici. Scorderemo un po' la nostra chitarra e lasceremo accordato soltanto la quinta corda, il La. Questo perché ovviamente noi non possiamo accordare la chitarra se non abbiamo almeno una corda intonata. Quindi magari in qualche situazione dove stiamo facendo le prove con la nostra band, chiederemo al tastierista di darci la nota La. Ovviamente magari la chiediamo al tastierista perché essendo uno strumento elettronico l'intonazione sarà sempre precisa. Allora, come possiamo sentire, la chitarra è totalmente scordata. Ho lasciato accordata soltanto la quinta corda perché, come ti ho detto prima, dobbiamo averne almeno una di riferimento. Quindi La è accordato.
Passiamo all'accordatura. Allora, suoniamo l'armonico al quinto tasto della sesta e al settimo tasto della quinta. Sentite come sono diverse queste due note, questi due suoni armonici? La sesta corda è calante, quindi dobbiamo tenderla. Sentite come iniziano ad assomigliarsi? Ok, adesso sono perfettamente uguali. La stessa cosa tra la quinta e la quarta. Sentite come è calante il re? Se per caso la tendiamo troppo, succede questo. La nota sarà crescente, più acuta, e quindi noi dobbiamo tirarla giù. Per la seconda e la prima invece abbiamo detto facciamo l'armonico al settimo tasto della sesta per il Si. E al settimo della quinta per il Mi. Solitamente quando ho terminato di accordare tutte le corde faccio questa operazione, le stiro, le assesto un pochettino, in che modo? Le afferro con anulare e medio e col pollice e le tendo. Ovviamente senza fare troppo forte, altrimenti si possono spezzare. A questo punto le controllo di nuovo tutte e sei. Adesso mi sono assicurato al 100% che il mio strumento è accordato. Quindi adesso sono pronto per iniziare a suonare. Siamo arrivati al termine di questa video lezione. Oggi abbiamo imparato ad accordare il nostro strumento ad orecchio. Ovviamente non ti nascondo che io sono il primo ad utilizzare l'accordatore, però dopo averla accordata con questo, di solito la ricontrollo sempre ad orecchio, perché è l'unico di cui mi fido. In ogni caso, sapere accordare la chitarra ad orecchio è comunque un ottimo esercizio per svilupparlo. Inoltre, come ti ho detto prima, non sempre avremo a disposizione la tecnologia. Ti ricordo di iscriverti al mio canale. Noi ci vediamo alla prossima video lezione. Ciao!